Buon pomeriggio dalla TGL News. In primo piano una tragica notizia: non ce l'ha fatta uno dei quattro giovani coinvolti nell'incidente avvenuto nella notte a Rivergaro. Il 17enne di origini albanesi è morto all'ospedale di Piacenza in seguito alle ferite riportate nello schianto. L'auto, sulla quale viaggiava insieme a tre amici, tutti in gravi condizioni e in prognosi riservata, è uscita di strada a Rivergaro finendo contro un albero. Un'altra importante notizia: si tratta dell'arresto di Alfonso Filosa, avvenuto a Capoverde. L'ex capo della direzione provinciale del lavoro era latitante da 7 mesi e doveva scontare la condanna divenuta definitiva per corruzione. È stato individuato dai carabinieri e ora è in attesa dell'estradizione. Parliamo di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, tre festività che rappresentano un anticipo d'estate. I piacentini hanno mostrato la voglia di lasciare i confini provinciali concedendosi un viaggio. Capitali europee, Amsterdam in primis, ma anche le mete tradizionali, con una riscoperta delle città italiane, tra le quali Roma e Venezia. Queste le mete privilegiate per questi giorni di festa. In chiusura il rugby, con i Lions che ospitano il Sandona al Beltrametti. La gara è iniziata alle 16, si tratta di una partita valida per il penultimo turno del campionato di eccellenza. È tutto, a più tardi.